Buonasera, benvenuti in questo mio spazio dedicato alla Brexit, ma anche allo shipping e alla logistica, tutto quello che si muove intorno al mondo dei trasporti. Stasera, come annunciato nel video di ieri, parliamo di Evergiven e parliamo soprattutto dell'avaria generale che è stata dichiarata dal comandante della nave. E ne parliamo con Alessandro Rosina. Alessandro Rosina, che è Head of Marine and Business Development Director presso un'azienda importantissima nel mondo delle assicurazioni che si chiama Aon. Ciao Alessandro. Ciao Giorgio, buonasera a te, buonasera a tutti gli ascoltatori. Bene, ti ringrazio per aver accettato il mio invito. Oggi volevo farti una domanda, cioè diverse domande relative a quello che è successo, quindi all'Evergiven, che è sulla bocca un po' di tutto, anche di chi non è addetto ai lavori. Sono in tanti interessati su questo argomento. Senti, hanno dichiarato avaria generale, quindi parto dalla prima domanda. Che cos'è l'avaria generale? Sì, ti ringrazio. Questa è una domanda che sembra semplice, ma è abbastanza complessa. Cerchiamo, mio scopo stasera, di mantenere il tutto, e aiutami anche tu ovviamente Giorgio, il più semplice possibile. Diciamo questo: nel mondo dell'assicurazione marittima esistono due tipi di avarie, per semplificare. L'avaria particolare e l'avaria comune, detta avaria generale. Partiamo dall'avaria particolare, che rende meglio l'idea. L'avaria particolare sono sostanzialmente le spese e soprattutto i danni che colpiscono le cose soggette al rischio marittimo durante il trasporto. Quindi nel caso delle avarie particolari parliamo dei physical loss of damage e dei danni diretti che la merce o la nave può subire durante un trasporto, con l'addizione ovviamente delle spese relative a queste. L'avaria comune o l'avaria generale cos'è? È qualcosa di completamente diverso, perché sono le spese e i danni provocati però da un provvedimento volontario preso dal comandante della nave per la salvezza comune. Ossia, succede un evento tale per cui il comando nave, l'armatore e nello specifico il comandante della nave nota una particolare situazione di pericolo, per cui da quel momento, con la dichiarazione di avaria generale, è autorizzato a prendere tutti quei provvedimenti volontari per la salvaguardia del bene comune. La differenza che quindi già si nota qual è la principale? Il fatto che da una parte parliamo di danni diretti alla merce, dall'altro parliamo di tutti quei provvedimenti e quindi quello che può causare anche dei danni e soprattutto spese che vengono prese per la salvaguardia comune durante un trasporto. Prova a ripeterlo in parole, diciamo, da bar. Sì. L'avaria particolare, io ho un contenitore sopra una nave porta containers, ho un danno, è relativa a quel determinato danno, quindi a quella merce. L'avaria generale o l'avaria comune è una nave che, faccio un esempio che non succederà mai, si incaglia nel canale di Suez e a questo punto il comandante dice: attenzione, io devo dichiarare l'avaria generale perché è un problema di tutta la nave e quindi per salvaguardare il carico ho bisogno di che tutta la nave partecipi alle mie spese poi alla fine. Questo è. Assolutamente sì, ossia la mia nave si incaglia, io ho una situazione di pericolo che può mettere a repentaglio la nave stessa, la merce e ovviamente il personale, l'equipaggio. Quindi dichiarando avaria generale sono autorizzato a compiere tutti quei provvedimenti e attenzione anche quei potenziali danni per cui io ritenga sia necessario farlo per la salvaguardia del bene comune. Dal punto di vista assicurativo, cioè noi spedizionieri, noi freight forwarder, third party logistics, come ci volete chiamare, tendenzialmente spingiamo sempre i nostri clienti, i caricatori, ad assicurarsi, non solo sul valore della merce, ma anche per questi casi. Che cosa offre il mercato delle assicurazioni, quindi il mercato assicurativo per coprire i costi e magari nello specifico per coprire anche solo questa tipologia di evento? Assolutamente sì, esistono vari tipi di prodotti. Mi fa piacere all'inizio aver citato il fatto della mia esperienza iniziale a Londra, perché le coperture assicurative marine di un certo valore e spessore sono nate nel mondo UK, di Londra e in particolare dei Lloyd's. Durante gli anni ovviamente si sono perfezionate, esistono delle coperture assicurative specifiche ad hoc che tengono assolutamente indenni i
proprietari della merce o comunque qualsiasi soggetto abbia una responsabilità durante il trasporto marittimo e non, perché ricordiamoci che come trasporti noi intendiamo non solo il trasporto marittimo, ma qualsiasi tipo di trasporto, quindi via terra, ferroviario e anche aereo, esistono delle coperture specifiche che coprono e tengono a tenere assolutamente indenne i soggetti assicurati. E soprattutto il concetto principale al quale noi teniamo sempre è quello del trasferimento del rischio, ossia si può decidere come, quanto e se trasferire il rischio che io ho nel momento in cui do anche un trasporto da effettuare, ma come proprietario ricevitore della merce io ho sicuramente un rischio e quindi esistono delle coperture ad hoc specifiche perfette per tenere indenne il soggetto assicurato. Me ne fai un esempio? Sì, la classica polizza per quanto riguarda le avarie particolari, la classica polizza Institute Cargo Clause A, detta All Risks, è una polizza che copre il physical loss of damage e quindi copre tutte quelle che sono i danni diretti alla merce e ha anche una caratteristica essenziale, ossia viene detta All Risks perché è una polizza che copre tutto eccetto alcune esclusioni. In caso di danno starà dunque all'assicuratore dimostrare che un determinato evento non era coperto, in quanto se l'assicuratore non è in grado di dimostrare la possibile esclusione, tutte le altre situazioni si intendono assolutamente coperte all'interno della polizza. Quindi all risks si intende coperto per tutti i rischi tranne le specifiche esclusioni. E quindi è il soggetto, l'assicuratore, che deve dimostrare eventuali lack, eventuali mancanze di copertura. Per quanto riguarda l'avaria generale, esistono delle coperture specifiche, in particolare con altre clausolari inglesi, sempre di varie edizioni che più specifiche erano nate dal 1900, da sempre, dal 1982 in poi, sino alle ultime del 2009 e del 2011, che vanno a coprire tutti i rischi di avaria generale e quindi un soggetto, il proprietario della merce, un soggetto assicurato, può decidere di trasferire il rischio dell'avaria generale al proprio assicuratore. Faccio una domanda, la situazione è evergiven. Cosa succede a chi non è assicurato e a che cosa cosa invece succede a chi invece è assicurato? Cioè, vediamo un attimo queste due distinzioni. Ho un contenitore e sono assicurato con un low risk o sono stato previdente, semplicemente assicurato sulla avaria generale, oppure non ho nessuna assicurazione perché magari la mia merce, come spesso accade, la mia merce vale poco, per cui non l'assicuro, anche se perdo il valore della merce non mi cambia la vita, però magari ho 10 contenitori sopra l'evergiven. Ok, prima di rispondere intanto voglio fare ancora una piccola precisazione, ma estremamente importante. Tutte quelle spese che abbiamo evidenziato prima, come vengono poi suddivise? Vengono suddivise tra il carico e la nave. Prendiamo quindi il caso specifico. Scusa, sì. Okay. Quindi c'è una varia generale, a questo punto ci sono delle spese per risolvere questo problema. E vengono divise come? Tra nave, dicevi, e caricatori. Innanzitutto diciamo che ovviamente il comando nave, il comandante nave viene detto master after God, nel senso che in quel momento dopo la dichiarazione di avaria generale è la nave, è il comando nave che ha facoltà di muoversi e di fare tutte quelle operazioni che ritiene opportuna. Io ho una nave incagliata, posso decidere di chiamare un'altra nave, di noleggiarla, di alleggerire il mio carico, di spostare la merce, di addirittura alleggerire la nave non avendo tempo, eliminando alcuni gettando contenitori in mare. Se ho un incendio posso ovviamente muovermi per spegnere l'incendio in tutti i modi che voglio, quindi posso creare delle spese enormi, delle spese che spesso possono andare ovviamente al di là del valore di quello che è della nave e il valore di quello che è la merce. Nel caso specifico dell'evergiven, per dare un esempio pratico, circa, perché noi sappiamo che è stata dichiarata avaria generale, non abbiamo ancora le idee di quelli che sono ovviamente i costi, se ne parlerà per anni, ma cosa sappiamo in linea di massima? Sappiamo che il valore della nave è di circa 100 milioni e che pare che il valore di tutti i container a bordo, parliamo di 20.000 contenitori, sia circa 5 volte superiore, 500 milioni. Quindi noi sapremo che alla fine, quando andremo a suddividere tutti i costi,
il cargo interest pagherà circa 5 volte tanto il valore, i costi rispetto al valore della nave. A questo punto, tornando alla tua domanda, che era sostanzialmente come ci si comporta e la differenza di chi è assicurato e chi non è assicurato, beh, si può sintetizzare sostanzialmente con questo. Chi è assicurato deve rilasciare un average guarantee, ossia una sostanzialmente garanzia che il proprio assicuratore lascerà e che sostanzialmente si muove come un pagherò, ossia come una garanzia del fatto che, essendo io soggetto assicurato, ho una compagnia di assicurazione che garantisce il pagamento di quello che saranno il contributo delle mie spese. Quindi, per i soggetti non assicurati, viene e verrà richiesto un cash deposit, ossia se io voglio avere la mia merce rilasciata, io avrò bisogno di pagare immediatamente in contanti un deposito cash che deve, nel caso specifico, deve essere ancora deciso e stabilito. Quindi sostanzialmente, se ho capito bene, succede questo: sono assicurato, rilascio quindi l'average guarantee mio assicuratore alla compagnia di... È una garanzia di contribuzione sostanzialmente. Sì, quindi rilascio l'average guarantee al liquidatore, immagino. Esatto, perché viene nominato liquidatore, esatto. Quindi rilascio a lui questa garanzia e quindi lui dice sì, potete consegnargli il contenitore. L'alternativa invece è: io non sono assicurato, parlo con il liquidatore e dico ti devo dare 30.000 euro cash, eccoteli qua, dammi il contenitore. Esattamente. Qui entriamo in un discorso dal mio punto di vista estremamente importante, ossia quello dell'importanza di assicurarsi o meno. Quando noi affrontiamo e impostiamo con i nostri potenziali clienti e soggetti che si devono assicurare, bisogna sempre fare una distinzione tra quello che è l'assicurazione dei danni diretti materiali alla propria merce, che io come proprietario della merce posso sempre decidere di fare o no. So quanto vale la mia merce, so il rischio che corro durante il trasporto e quindi decido io se e come trasferire il rischio alla mia compagnia di assicurazione e quindi di come coprirmi. Il problema dell'avaria generale è un problema invece di rischi di responsabilità, ossia io metto della mia merce, in container o no, sopra una nave e per forza di cose devo prendere atto che sono soggetto a dei rischi potenziali che vanno al di là del valore della mia merce. E quindi io ho dei rischi di liability, di responsabilità, che devo, dal nostro punto di vista, innanzitutto essere a conoscenza perfettamente. E a quel punto valutare bene o no se trasferirli a un soggetto assicurativo, sapendo però che non ho idea di quanto sarà nel caso specifico, mentre nei danni diretti io so quanto sono esposto, nei danni indiretti io non lo so. Non so, magari all'inizio, mentre affido un carico a uno spedizioniere, quanto è il valore della nave, quanti container vengono messi sopra una nave, so magari la tipologia del viaggio, ma non si sanno tutti i determinati dettagli. Quindi bisogna stare molto attenti in questo aspetto. E reputo, permettimi Giorgio, che anche la posizione degli operatori logistici, multimodali anche ovviamente e tutti, sia estremamente importante in questa situazione per fare presente questo ai vostri clienti. È assolutamente così, e devo dire che è un verbo che personalmente cerco di divulgare da tanto tempo, non sempre ascoltato, ma... dettagli alla mano, statistiche alla mano, gli ultimi anni ci dicono che i rischi di avaria generale sono più, diciamo, frequenti del passato. Allora, per rendere la cosa un po' più così simpatica, devo dire, quanto valgono quei 50 euro spesi da chi ha assicurato? E poi l'altra immagine che ho è il film, no? Se fosse un film, per chi sta in questo momento avendo degli incubi alla sera, è Il Liquidatore. Già il nome, Il Liquidatore, dà l'idea di un horror movie, no? Quindi, assolutamente sì. Quindi da una parte 50 euro, dall'altra parte c'è il film The Liquidator. E quindi già, io mi vedo già Schwarzenegger con la bendata, tipo... assolutamente sì. Ed è un film, ahimè, molto molto lungo, alla parte 1, la parte 2, il sequel quando si dice la fine non è detto e c'è sempre un capitolo in più.
quindi esatto. Lo seguiremo insieme se vuoi, molto volentieri. Molto piacere, Santo. Ti ringrazio tantissimo. Grazie a te, prossimo. È stato un piacere. Ciao. Un saluto a tutti. Ciao.